Benvenuti a Lezioni di Cioccolato. Oggi insieme creeremo un torrone al cioccolato bianco della linea Blanc Selection. Quello che chiamano in Francia nougat, ma noi in Italia la nostra tradizione è il torrone. Pronti? Carta e penna e cominciamo a lavorare insieme. Eccoci qua, siamo pronti per lavorare insieme. Ma oggi ho un mio collaboratore che lavorerà insieme a me ed è Nicola. Buongiorno Nicola. Ciao Davide, buongiorno. Anch'io oggi vado a realizzare un torrone, però in versione cremino, quindi vado a realizzare con sempre il cioccolato Blanc Selection, 21% di cacao, insieme alla pasta di mandorla e un ingrediente, anzi un mix di ingredienti interessanti. Li andremo a vedere poi successivamente. Quindi un torrone al contrario di quello che farò io. Sì. A freddo, sì, okay, assolutamente. E super pratico. Bene. Io nel mentre ho preparato chiaramente i miei ingredienti e qua abbiamo chiaramente lo sciroppo di base acqua e zucchero e vaniglia e dall'altra parte abbiamo il miele. Porteremo lo sciroppo di zucchero a 145 gradi, ok? E dall'altra parte il miele a 120. Ma nel mentre comincio a montare gli albumi con lo zucchero. Questo molto importante, quindi zucchero e albume d'uovo. Quanto è importante, Davide, tenere le giuste temperature per appunto queste miscele che stai già preparando di sciroppi, miele? Questo è una buona domanda ed è il segreto del torrone a caldo, ok? Controllare le temperature è molto importante perché il torrone bianco, ok, morbido oppure di consistenza più dura, determinato soltanto da quanto andremo a cuocere i sciroppi, e questo è interessante. Quindi più aumenterà la temperatura, più sarà duro, più lo abbasserete, più rimarrà di consistenza molle. Io invece, Davide, ho preso uno strappo in silicone perché vado a prepararmi appunto il mio cremino. Questa volta non lo vado a temperare, ma perché ho appunto il cioccolato bianco già precristallizzato. Lo vado a miscelare con la mia pasta di nocciola che è già a temperatura di 18 gradi. Okay. Non ho bisogno di andare a fare il temperaggio, quindi a portarla su una temperatura di 26-27 gradi, ma ce l'ho già pronto. Quindi vado a versare la mia pasta di mandorla all'interno del cioccolato. Mentre che tu aggiungi là, sì, io sono pronto con i sciroppi e comincio già ad aggiungere il primo sciroppo, chiaramente tutto di un colpo. Questo è molto importante, agli albumi. Non possiamo fermarci, Davide, perché appunto abbiamo dei composti che dobbiamo rispettare delle determinate temperature. E questo è giusto ed è vero. E vado ad aggiungere a questo punto anche il miele, ok? Io invece ho già miscelato il cioccolato e la pasta di mandorla e vi svelo un attimo quello che ho nelle mani. Quindi ho una parte candita, tant'è che il dolce, in questo caso il torrone, l'ho denominato come torrone cassata. Ah. Questo perché prende un po' i gusti della cassata siciliana. Quindi siamo con appunto la pasta di mandorla. Vedo che prediligi sempre il sud. Eh beh, un buon meridionale è giusto che porti in alto anche certi valori. Giustamente. Poi nella parte di frutta abbiamo il cedro, l'arancio candito, la ciliegia candita, delle goccine di cioccolato che danno comunque una parte delicata e anche cremosa e della granella di pistacchio. Ottimo. E per dare un po' di sprint ci aggiungo sempre una piccola percentuale di fior di sale per dare anche un po' di sapidità in modo tale che la degustazione non è troppo dolce al palato. Esatto, sia molto più piacevole. Quindi vado a inserire questo composto. Scusami Nicola, sì, la temperatura di base del cremino quanto deve essere? Intorno ai 26-27 gradi. Questo è molto importante. Assolutamente. Almeno che, come ho detto prima, se abbiamo la fortuna di avere delle macchine o dei scioglitori che ci permettono di tenere il cioccolato alla temperatura di precristallizzazione e la pasta di mandorla o le altre paste, quindi a una temperatura di 18 gradi, posso anche miscelarle insieme senza doverle ditemperare. Ottimo, allora comincio a mescolare. Sì. Nel frattempo io comincio a grattare del limone all'interno del cioccolato bianco.
in modo tale che il nostro torrone avrà veramente quelle note aromatiche straordinarie del limone, e faremo un gusto veramente interessante. Quindi torrone e cioccolato bianco, mirtilli rossi e nocciola. Secondo me è un abbinamento che ho già l'acquolina in bocca, non vedo l'ora di assaggiarlo, perché penso che assaggeremo. Altrimenti, dimmi la verità, vuoi assaggiare il torrone che ho fatto? Sì, sono veramente molto curioso, anche perché cioccolato bianco, il profumo di limone e la parte di cranberry stabilizzati, secondo me è un abbinamento che sarà eccezionale. Sì. Bene. Io nel frattempo che ho miscelato tutto, non faccio altro che prendere uno stampo in silicone e vado direttamente a colare fino al livello dello stampo. Bravissimo. Poi vado a mettere nel frigo cioccolato e poi passeremo alla parte di decorazione. Io sono pronto con la mia meringa di base, ok? E a questo punto vado a cambiare la frusta con la foglia e vado ad aggiungere tutta la frutta della ricetta. Vedete? Cranberries, nocciola e il cioccolato bianco con il limone. Mettiamo la foglia, perché altrimenti con la frusta farete molta fatica, chiaramente nella planetaria, ma bensì la foglia vi darà un composto omogeneo e ben liscio. Ecco, come vedete va a mescolare bene. Il segreto di aggiungere la frutta, ricordatevi alla fine, è quello di scaldarla, quindi aggiungere sempre della frutta calda, le nocciole, i cranberries, tutto intorno ai 70 gradi, in modo tale che si omogenizzano bene. Ok, come vedete il torrone è pronto. Torrone bianco, cioccolato, cranberries, nocciole e un profumo intenso di limone. Davide, una domanda. Vedo che non stai utilizzando il foglio d'ostia, che fondamentalmente viene utilizzato per il torrone. Sì, viene utilizzato classicamente per il torrone, esatto. Classico, ma bensì lo andremo a fare direttamente su un tappetino in silicone, in un anello, chiaramente uno stampo d'acciaio, per poi glassarlo o comunque avere un torrone più libero, ok? E soltanto con una leggera ricopertura di zucchero a velo. Quindi è anche un modo più semplice, esatto, di prepararlo, molto interessante. Beh, vedo che anche tu sei ormai al termine, sì, pronto per il riposo. Anch'io sono pronto per mettere il torrone in stampo e quindi ci vediamo fra poco per vedere entrambi i prodotti già pronti e messi in forma. Andiamo! Siamo pronti adesso per mettere il prodotto in forma. Nicola, mi dai una mano? Assolutamente. Allora, come vedete, il torrone è pronto, ha una buona consistenza, non appiccica, quindi è ottimo, si è asciugato bene, e lo andiamo a mettere direttamente nelle nostre cassette. Ok, mi aiuto con una... Ecco, pressatelo bene quando lo mettete all'interno. Come vedete ha un colore super accattivante. Le cassettine, la cosa importante, andate a spruzzarle bene con staccante, un pochettino di staccante o comunque del grasso, in modo tale che si staccherà perfettamente, e sotto un tappetino in silicone, come ho fatto io in questo momento. Ok, va bene così? Bene, pressato bene. Perfetto. Mettiamo un altro po' qua e ci siamo. Ecco, come vedete si spadola abbastanza bene, anche senza l'utilizzo di un mattarello o comunque dell'ostia. E a questo punto, una volta che è ben pressato, ok, lo faremo riposare almeno 12 ore a temperatura ambiente. Potete mettere dello zucchero a velo sopra oppure un altro foglio di Silpat per non fargli prendere troppa umidità. Ecco qua, Nicola ha finito gli ultimi passaggi. Esatto, lo pressiamo bene in modo tale che prenda la forma e ci siamo. Posso farti una domanda? Dimmi, caro. Si potrebbe fare anche con altri cioccolati? O... possiamo farlo anche con del cioccolato al latte o del cioccolato fondente, o allo stesso tempo potete cambiare il frutto che più vi piace, o candito, semicandito o della frutta secca. Quindi è molto variabile. Versatile anche. Esattamente, versatile e pronto per il Natale per essere degustato in tantissimi modi. Io direi che ci siamo, lo facciamo riposare, okay? E tra poco ci vediamo per la degustazione.
siamo giunti ormai al termine di quest'altra grande lezione e come vedo c'è un buffet invitante, bello e ricco di spunti per questo Natale. Nicola, ti devo fare anche i miei complimenti perché hai fatto dei bei prodotti. Grazie Davide, ovviamente sottolineo anche che anche i tuoi prodotti sono veramente di una precisione e di un'eleganza unica. Andiamoli a scoprirli insieme, vediamo cosa abbiamo realizzato. Io ho realizzato chiaramente il torrone bianco che abbiamo visto prima su base cioccolato, perché questa è l'idea di realizzare dei buoni torroni su base cioccolato, quindi bianco, latte e fondente, tre idee nuove, ok? Cranberries, nocciole, limone, pistacchi, e noci e cocco, quindi idee di tutti i tipi e tutti i colori, ma soprattutto per dare sfogo alla fantasia per il Natale. E ovviamente, correggimi se sbaglio, si può anche invertire il gusto del pistacchio col cioccolato bianco e viceversa. Qui sfogo alla fantasia e soprattutto alla vostra creatività. Ma tu invece cosa hai realizzato oltre il prodotto che ho visto prima? Allora, il prodotto che hai visto prima, grazie della domanda, risulta così una volta tirato fuori dallo stampo. Io mi sono un attimo dedicato alla decorazione. Si può ricoprire totalmente di cioccolato bianco temperato o altrimenti, come in questo caso, ho utilizzato una massa velluto bianca per dare un effetto quasi natalizio. Setoso. Esatto, esatto. Okay. Poi decorato con della frutta candita. Ho cioccolato bianco, questa l'abbiamo già vista prima. Abbiamo col fondente l'aggiunta di pasta di nocciola. Invece nel latte ho aggiunto solamente una piccola percentuale di olio per renderlo più cremoso. È molto interessante perché ci sono chicchi macinati, quindi quella nota tostata, e in più nel burro di cacao ho fatto un'infusione con dell'anice stellato per riprendere un po' il concetto della sambuca. Devo dire altre idee e soprattutto altre tipologie di fantasie per arricchire la vetrina di tante persone. Assolutamente. Bene Nicola, direi che il nostro lavoro l'abbiamo fatto, però non ci resta che assaggiare. Io voglio assaggiare i tuoi. Anch'io i tuoi. Bene, allora comincio da qua. Allora vado anch'io sul latte, che mi interessa molto l'abbinamento con il cocco. Buono, questo gusto croccante, nocciola, caffè, interessante. Veramente buono. Complimenti Davide. Grazie Nicola. La nostra degustazione è ormai terminata. Vi abbiamo dato un sacco di idee e di spunti per il vostro locale. E vi aspettiamo a una prossima puntata di lezioni al cioccolato.